del museo proprio ti senti come un oceano. Quella cosa, la luce, ti fa sensazione che sei proprio in acqua, come un submarino che passa. È bella la cosa, è meravigliosa, è bello per arrivare ai ragazzini, pure per cultura, per puntata di integrazione, di tutto. Come si fa, papà? È pericolosa anche zona vivere, il monte, hanno detto, l'acqua, gli animali sono, diciamo, un po' cattivi, quello, bravi. Vedi, sono cose ancora che lo ripetiamo per bambini, pure per divertire qua per loro, e pure per noi. È una cosa del bagaglio della conoscenza, questo è bello. Eppure dei miei figli dico, studiate. Il valore dell'animale più rispettoso di noi è il cavallo. Il cavallo perché noi avevamo la carrozza e giriamo. Il cavallo per noi non c'è parole, è come un santo per noi. Pure l'animale, diciamo, la vacca, la mucca, perché del Gesù le cose, come ha dato un piccolo aiuto lì. Gesù quando è nato quella cosa, dove è nato? Ha partorito Maria. Ha partorito una cosa degli animali, perché per noi è come un santo, perché il cavallo era proprio amico nostro di più, perché il cavallo e la carrozza era famiglia nostra, è una parte di una famiglia nostra il cavallo e la carrozza. Non lo so, sul simbolo nostro rom, sulla bandiera c'è la carrozza e il cavallo, cal, e il cavallo noi diciamo cal, la vacca gurumi romanes. Fa piacere lavorare con i cavalli, con gli animali, perché tu l'animale prima delle capisci il cuore, l'anima lui. E lui suo, e guarda occhi, lo vede che manca qualcosa. E l'animale, ti conosce l'anima, è come uomo, è uguale. Però Dio non ha lasciato la lingua per parlare. Però lui c'è la, come si chiama, come ti guarda gli occhi, la cosa, pure lui vuole parlare, gli dice qualcosa. Noi siamo animali, non dimenticare, domestici, pure noi siamo animali. Però tante volte siamo feroci, pure noi, eh. E non mi piace questo di prendere i serpenti e usa le cose, le pelle, capisci, per fare orologio delle cose. Non è giusto, perché un animale non ti faccio del male, pure non ti posso fare del male. Bella cosa, bella esperienza di imbagaglio, pure me e pure i miei figli, pure altri ragazzini di campo sono diventati un po' gelosi. Ah, come, erano rimasti pure curiosi. Quando ne porta?